Ciao a tutti e bentornati sul canale, oppure benvenuti se siete dei nuovi iscritti. È la seconda volta che registro questo video. L'altra volta la videocamera mi ha sfocato il video e io sono rimasta lì a registrare questo video come una scema, a parlare per tipo 40 minuti, 50 minuti, e ho dovuto cestinare il video perché era totalmente sfocato e impresentabile. Finalmente, come vi avevo promesso, vi mostrerò gli acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo, nella quale sono stata un po' assente da YouTube. E quindi sono acquisti fatti durante il periodo estivo e alcuni fatti a settembre. Ok, mi sono sistemata i capelli perché mi sono resa conto che mettendomi così di profilo sembrava che avessi un'altra testa. Oltretutto mi vedete qua con questa canottiera perché qua in Sardegna c'è davvero ancora tantissimo caldo, ci sono ancora 26 gradi, 25 gradi, e quindi noi stiamo ancora così. Ma iniziamo! Il primo prodotto che voglio farvi vedere, che mi ha accompagnato per tutta l'estate e della quale non posso più fare a meno perché lo stra-adoro, è questo. È il Quick All Fix dalla Urban Decay. Questo è quello nutriente, idratante, questo qui. È uno spray preparatore al trucco. Io in realtà lo utilizzo anche alla fine del trucco come spray fissatore. È molto nutriente, quindi va ad idratare la pelle, e utilizzato prima del trucco ha un odore molto piacevole e potete utilizzarlo anche se avete una pelle non eccessivamente secca al posto della crema. Post trucco, post base, potete utilizzarlo per andare a eliminare l'effetto cakey magari creato dalla cipria, quindi il classico effetto ingessato che si va a creare con la sovrapposizione delle polveri. Questo è un prodotto prodotto strapromosso. Altro prodotto che ho provato e che mi è piaciuto parecchio è questo. È un primer della Sephora che ho acquistato perché in realtà in negozio non ho trovato l'hangover di Too Faced, della quale tutti parlano meravigliosamente bene. Ho deciso di provare questo appunto di Sephora, che è una base lissante e proprio va a crearvi il classico effetto dato da un primer siliconico, perché è veramente, questo è silicone allo stato puro probabilmente. Lo utilizzano anche al posto del Saratoga quando la doccia perde. Saratoga, il silicone sigillante. Però devo dire che dà un bellissimo effetto sulla pelle, diminuisce i pori e le rughette di espressione. Quindi se magari avete un'occasione importante e volete andare a avere il classico effetto Photoshop, quindi il classico effetto piallato, io ve lo consiglio perché a me è piaciuto, quindi credo sia un primer valido per il costo che ha. Il prossimo acquisto inerente alla sezione ciprie è questa cipria della Bare Minerals. È una cipria color albicocca, secondo me anche troppo rosata effettivamente. Questa è nella tonalità più chiara, anche se nella tonalità più chiara di quelle che ho trovato da Sephora, perché credo ci siano due tonalità. Per me è davvero tanto scura, infatti l'ho utilizzata su altre persone con la quale stava bene magari con un'occhiaia particolarmente violacea. Io che ho una carnagione davvero molto chiara, va a segnare ancora di più le occhiaie, va a scudire il correttore e a mangiare davvero tanto correttore. Quindi sinceramente su di me questa non mi è piaciuta, non so nemmeno se la ricomprerei. Un'altra cipria che ho acquistato, per la quale ho dovuto vendere un rene, è la Ultra HD della Make Up For Ever, questa cipria che sicuramente tutti conoscerete perché è strafamosa. È una cipria ovviamente in polvere libera, traslucida. Ho visto gli effetti in foto, ho visto gli effetti in video, mi piacciono parecchio. Infatti credo sia una cipria adatta per lavorare con shooting fotografici, per le cerimonie, eventi molto particolari. Ovviamente non è una cipria che utilizzerei per andare a lavoro,
però è un prodotto che mancava nella mia valigetta, della quale non potevo fare a meno, volevo assolutamente averla. Passiamo alla parte blush bronzer. Il primo è un bronzer di Puro Bio, questo nella tonalità 03, si presenta di questo colore. Devo dire che va a schiarire parecchio in video, che devo dire che mi piace, è molto sfumabile, lo trovo giusto, forse un po' troppo grigiastro, però come qualità del prodotto è sicuramente un ottimo prodotto. Altro prodotto viso è questo blush di Nabla, non ho trovato il refill, infatti non l'ho potuto mettere nella palettina di Nabla, è di questo colore, questo è Satellite of Love. È un malva scuro, intenso, non eccessivamente scuro però, e devo dire che mi è piaciuto davvero tantissimo, sia con la pelle abbronzata sia su una pelle molto chiara come la mia, riesce a dare un bel colorito intenso ma anche naturale. È un prodotto molto modulabile come la maggior parte dei prodotti Nabla, infatti mi piacciono tantissimo per questo. Sicuramente lo ricomprerei. Bene, mi sono dimenticata nella parte viso un prodotto che mi ha creato una eccessiva dipendenza, perché l'ho adorato. Stavo cercando un illuminante liquido ma da utilizzare anche da miscelare appunto col fondotinta per creare una base molto glowy, e ho scoperto questo marchio, devo essere sincera, non lo conoscevo ancora, da dei video di Gloria Fair, e mi sono piaciuti davvero tantissimo e quindi ho deciso di acquistare questo prodotto. Il marchio è Becca, è questo illuminante liquido che in realtà si può miscelare anche al fondotinta per un effetto super glowy. Io adesso vado ad applicarlo sulla mano, non so se in video si potrà vedere, l'ho applicato qui. Con questo prodotto va a rendere la pelle perfetta, luminosa. Altro prodotto che mi ha creato davvero molta dipendenza, e me lo vedete indossare anche in questo video, non so se in videocamera rende, è lui, l'illuminante di MAC nella colorazione Soft and Gentle. Devo dire che mi piace da impazzire, ha una luminosità incredibile questo, e praticamente voi appena lo applicate diventate delle bellissime palle da discoteca. Lo applicherei come se non ci fosse un domani, cioè in quantità industriali in modo tale da essere vista dallo spazio. È molto bello perché può essere sia naturale, quindi utilizzato su persone che solitamente non utilizzano illuminanti e che quindi vogliono dosare, stare su comunque un look molto leggero, sia essere utilizzato, può essere utilizzato su persone che come me vogliono essere viste dallo spazio. Passiamo alla parte labbra. Voglio far vedere questo marchio che ho scoperto, già lo conoscevo ma ancora non avevo provato i loro prodotti, e loro sono la It Style. Sono un po' sporchi i tappi, dove sto andando non lo so. Questa è nella tonalità Plum, questa è nella tonalità Dark Red. Dagli swatch mi hanno colpito parecchio, e poi devo dire che la durata del prodotto è la loro colorazione, quindi in quanto a pigmentazione mi ha soddisfatto parecchio. Ecco, sono questi due, mi piacciono davvero tantissimo, oltretutto questa si abbina benissimo al mio sfondo. Altro prodotto di It Style che ho acquistato è questo rossetto. Ok, sono sporchissimi perché li avevo poggiati in un beauty dove praticamente mi si è aperta una cipria, quella in polvere libera della Debbie, che ora non trovo, e praticamente mi si è rovesciata dappertutto. Comunque il rossetto è questo, anche questo è un matte, sulle labbra è molto confortevole, ovviamente la durata non è quella delle tinte labbra, però ha un'ottima durata. Un marchio che mi piace tanto è la Glossip, ecco qua, questa è la tinta labbra numero 4. Allora, questo qui, mi è piaciuto tanto perché è un fucsia, ma non è un fucsia
freddo, anche questo effetto Barbie, proprio un fucsia puro, ma è un fucsia con una punta di rosso. Anche queste tinte di Glossip, devo dire che hanno un'ottima durata, si stendono e diventano praticamente subito matte, si asciugano molto molto velocemente e hanno davvero un'ottima durata. Altre due tinte labbra che ho acquistato sono queste di Sephora. Questa è bellissima, è nella colorazione 43, invece questa è quella che mi vedete ora indossare nella colorazione 17 e devo dire che mi stanno piacendo particolarmente. Devo giusto vedere qua in questa zona, nella parte interna. Allora, io ho sempre questo problema con le tinte labbra, qualsiasi tinta labbra qua dall'interno mi va via praticamente subito, infatti sono abituata ormai, ci ho messo praticamente una croce sopra, devo andare a riapplicarla nella parte interna perché comunque è la parte della mucosa e da lì si tolgono molto velocemente, anche se faccio asciugare il prodotto senza chiudere le labbra. Però devo dire che hanno davvero un'ottima durata e un colore bellissimo, quindi questa è quella che mi vedete su. Un ottimo rapporto qualità-prezzo, secondo me sono assolutamente da promuovere. E ora vi faccio vedere i prodotti che ancora non ho avuto modo di utilizzare. Quindi abbiamo, sono tutti prodotti di NYX che ancora non ho avuto modo di utilizzare perché sto testando degli altri prodotti e questi li ho acquistati quando sono stata a Milano con la Maybelline, perché sono felicissima anche di raccontarlo. Praticamente sono stata invitata alla sfilata di Milashon e mi sono divertita davvero tantissimo, abbiamo fatto un brunch, poi siamo andati alla sfilata e è stato veramente tanto tanto bello. Io ero un po' incredula a quello che stava succedendo perché sapete, voi siete abituati a vedere i video delle altre youtuber che vanno agli eventi e quindi quando succede a te non sai come reagire, ecco, non ti sembra vero. Infatti a me non sembrava vero ancora, non mi sembra vero incontrare le persone con la quale hai una collaborazione, conoscere le persone che come te mettono video su YouTube, è una cosa bellissima e quindi io non ci credevo, anche perché mi hanno dato modo di partecipare al nuovo spot del mascara ciglia sensazionali, non so se l'avete visto, però l'altro giorno mi è capitato ormai diverse volte, scorrendo le stories o aprendo i video su YouTube, prima del video usciva la pubblicità del mascara ciglia sensazionale e dicevo oh mio Dio, cioè veramente del tipo ma quella sono io, non mi sembrava vero, ecco. E ho anche colto l'occasione per andare da NYX a fare dello shopping. Allora, la prima è questa, la matita Faux White, questa è nella colorazione vanilla, è questa. Io adoro le matite chiare da mettere nell'interno dell'occhio, però quelle bianche non mi piacciono. Poi ho acquistato una Jumbo Pencil, sì, nella tonalità Cashmere. Lo utilizzo come base quando devo fare magari dei trucchi sul marrone, sui toni dell'oro, mi piace davvero tanto. Poi ho preso questo illuminante, un illuminante liquido, si chiama Away We Glow. Devo dirvi la verità, io ero alla cassa, nel mentre che attendevo di pagare, stavo finendo di svuociare delle robe, perché è meglio che io mi diriga alla cassa piuttosto che continuare a svuociare i prodotti, altrimenti povertà mode on. E quindi ho svuociato questo prodotto, poi ho fatto finta di nulla, sono andata in cassa, ero così che attendevo, nel mentre ho allungato la manina verso lo stand e l'ho preso, mi piaceva troppo, ero lì che lo guardavo, oh, guarda che bello, ecco, guardate, cioè è luce pura. Ho acquistato questi due, uno nella tonalità Sapphire, Vivid Sapphire numero 5, e uno nella tonalità 1, Vivid Fire, uno blu così e uno rosso. Ho acquistato anche questa matita, la NYX Suede colorazione
Kitten Heels per contornare le labbra. E quindi sapevo che mi stavo dimenticando qualcosa, anche questa è ancora chiusa, devo ancora provarla. E quindi magari sarebbe carino, fatemi sapere se vi piacerebbe magari vedere tipo dei tutorial o dei get ready with me, nella quale utilizzo tipo tutorial monobrand. Sugli occhi ho utilizzato questa palette, la The Nudes di Maybelline, e ho utilizzato come liner sempre quello di Kat Von D, che devo dire sta ancora funzionando, è l'eyeliner migliore di sempre. Quindi questi erano i miei acquisti, io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Allora, la prima volta che facevo un haul, devo dire che mi è piaciuto particolarmente, è una tipologia di video che a me piace tanto guardare sul web, che seguo sempre. Fatemi sapere se anche a voi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti quali video vorreste vedere, se avete provato questi prodotti o se avete intenzione di provarli. Ricordate di seguirmi su Instagram, mi trovate come Ambra Jess, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!